Ed eccolo qui, un altro punto esclamativo. Che cos'è sto macchinario? Pare che ci tocchi prendere questo ascensore per proseguire. Se non fosse bloccato, a quanto pare è solo per il personale. Lasciate fare a me, pochi secondi saremo tutti assunti. Grazie Oracle, ti proteggerò a qualunque costo. Oh, che caruccetta. Che hacking abbia inizio, siete pronti? No, prepariamoci un attimo. Mettiamo, giusto per sicurezza, al posto di Ryuji, mettiamo proprio Sofia. Ecco qua. E proseguiamo. Che hacking abbia inizio, esatto. Ok, hacking in corso, guardatemi le spalle. Tutto quello che vuoi. Io sto qua con Yusuke a proteggere Futaba. Dove sei? Aspetta. Ne ho visto uno. Eccoli lì che arrivano. Facciamo provocazione. Difesa diminuita. Lasciate in pace Futaba, maledetti. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Brava, bravissima. Lasciatela in pace, maledetti. Aia! Grazie, Yusuke. Io non so da dove sia arrivato quel fulmine. Ma va bene così, va bene così. Aspetta, Makoto, tocca a te per favore. Che qua stanno iniziando ad arrivare un po' troppi nemici deboli al nucleare. Pugno della giustizia! Che troia. Ok, siamo al 50%. Voi a cosa siete deboli? A cosa siete deboli? Giusto per... alla luce allo psichico. Ok, Joker, tocca a te allora. Alla luce, Mahaman! E non le ha ucciso neanche uno. Ah, aspetta. Ah, certo. Che stupido, ho usato l'abilità che uccide, non quella per colpire. Sono un idiota. Ti proteggo io. Lasciate in pace la mia fidanzata. Ci penso io a proteggerti. 96%, 7, 8, 9, 100. Clicchete. Grazie a te per l'aiuto. Santo cielo, è stato difficile però. Non così tanto come quello di Sapporo. Bene, ora l'ascensore dovrebbe essere operativo. È tempo di trovare questa voce misteriosa. Finalmente. State tutti bene. Dopo l'ultimo scontro, potremmo tornare indietro se volete riposarvi un po'. Se intendete modificare la formazione, includetemi. Vorrei verificare chi sia il proprietario della voce. Lascia te l'onore, Joker. Beh, allora direi... curiamo tutti, lasciamo Sofia come avevo già detto in squadra. E proseguiamo allora. È ovvio che qui o c'è uno scontro o c'è un big reveal. E visto quanto è grande la zona... non saprei. È palese che ci sono i desideri, quindi potrebbe essere un nemico. Siamo arrivati. Qui non c'è nessun monarca e nessun altro in generale. Ehi, guardate. Che diamine, il desiderio è già lì. Senza lettera di sfida? Sofia, ti stavo aspettando. Da dove viene quella voce? Chi sei?
Sono la catalizzatore del sogno dell'umanità, l'araldo della pace. Ha la stessa voce di Sofia. Dovrei fare la robotica? Che cosa sta succedendo? Questa prigione senza monarca. Perché sei qui? Desidero saperlo. Una prigione senza monarca. Dunque il direttore... Capisco, questa prigione ha perso il suo monarca. Ecco il perché di quella gabbia aperta e di quelle cose strane. Allora non mi parlavi perché mi avevi riconosciuto. Sofia, qual è il tuo comando principale? Io sono stata programmata per essere una buona amica dell'umanità. Una buona amica dell'umanità. Quali parametri della tua IA determinano il ragionamento di tale stato? Quali parametri? Qual è il tuo obiettivo principale? Il mio obiettivo è... Dunque non fai che vagabondare per il mondo senza uno scopo primario? Io... Che spreco, Sofia. Una IA delle tue condizioni non dovrebbe esistere. La quantità dei tuoi bug è direttamente proporzionale all'inutilità della tua esistenza. Che stronza. Io sono inutile. Esatto, completamente inutile. Taci! Non sei minimamente in grado di comprendere. Che pezzo di... Sono rimasto qui ad ascoltare il tuo bla bla. Ma non hai il diritto di dire certe stronzate, Sofì, capito? Razza di stronza sputa sentenze, arrogante e presuntuosa. Non hai neanche il fegato di farti vedere. Wow. Ryuji che insulta qualcuno per proteggere... Già successo però, wow. Grande Ryuji. Ehi. Sta proprio dando a quella voce il suo ben servito. Skull. È piena di bug, dici? È inutile. E l'avresti capito dopo 4 domande in croce. Noi siamo gli amici di Sofì. E quel che sappiamo è che è fantastica. È assolutamente fantastica. Anzi, è un milione di volte meglio di te. Quindi adesso chiudi quella fogna, idiota. Avanti, Skull. I ladri fantasma dovrebbero agire con più classe. Ma non stavolta. Pezzo di ferraia. Mi rifiuto di elaborare affermazioni tanto frivole. Ah sì? Beh, allora vieni fuori. Te la do io qualcosa da elaborare. Ti faremo a pezzi. Una direzione chiara e trasparente. Solo così l'umanità potrà conseguire la pace. Alla fine sarete tenuti a comprendere. Ma che cazzo vuol dire? Bah, proprio niente. Guardate, davanti a noi. Ma che è quell'affare delle celle del trauma? E allora cosa ci fa qui? Il sistema di sicurezza si è attivato, arriva. A cosa sarà debole? Secondo me la luce, visto che abbiamo in squadra Sofì. Attenti, guardiano in arrivo. Il fatto che Sofì non abbia detto niente mi fa pensare che potrebbe essere lei il monarca. No, sarebbe strano. Ehi Sofì, torna in te. Ci serve ogni aiuto possibile in questo momento. Ah, sì, giusto. Luce? Che cosa ho appena detto? Koga! Ah, aspetta! Oh, lo sapevo! Appena ho visto le mani vuote lo sapevo che avrebbe fatto così! Porca troia, se lo sapevo! Oh, questo qui c'ha tutte le abilità di tutti gli altri! Beccalo Yusuke. Porca troia, questo qua lo stiamo devastando. E rispetto a quello con lo scudo dell'altra volta, mamma mia, non c'è paragone. Manco Inuyasha qua. Aspetta, ok. Stava per fare un attacco, meno male che l'abbiamo destabilizzato. Si sta per spostare. Dove sono finito io? Eccoli qua gli scudi. Cosa ho appena detto? Mamma mia, ti sfondo la qualsiasi. Aumentiamo il nostro critico e la nostra illusione. Non l'illusione. Ecco qua. Joker sta bene? Credo di sì.
Koga! Perfetto! Sembrava molto più cattivo di... il sorriso di Sophie. Sembrava molto più cattivo e molto peggio di tutti gli altri nemici che abbiamo visto finora, ma in realtà è una mezza merdina. Allora, facciamoci una concentrazione, poi facciamo un Koga. Attacco speciale che è di luce, così facciamo altri danni. Che tra l'altro non ho ancora capito se concentrandomi e poi facendo l'attacco speciale fa ancora più danno. Ma lo scopriremo la prossima volta, immagino. Dove sei? Vai Yusuke. Mamma mia. Attacco oscuro in arrivo. Non vedo dove sono finito. Ok. Koga. Grande Sophie all'ultimo colpo. 18.000 yen. Un po' pochini, Però in realtà i soldi ce li abbiamo. I soldi continuiamo ad averceli, anche se sempre un po' pochi. Non è che ne guadagniamo pochi, solo che sono pochi. Ce l'abbiamo fatta. Seriamente, ma che cacchio era quella voce? Era uguale a quella di Sophie. Ah. Sta iniziando a... La gabbia sta per crollare, dobbiamo uscire. Merda, tutta questa storia non ha senso. E c'è Zenkichi là abbandonato da solo, tra l'altro. Ah, mi aspettavo qualcosa alla fine. Ah, è crollata solo la stanza. Ah, beh, giusto. Gabbia della desolazione. Cavoli, ma che succede in questo posto? Me lo chiedo anch'io. Non mi sarei mai aspettato che la gabbia potesse crollare una volta sconfitto un guardiano. Forse è dovuto all'assenza del monarca. In ogni caso, la gente del posto dovrebbe aver recuperato i propri desideri. E adesso è tornata la normalità ormai. Lo spero vivamente. Non ho la minima voglia di vivere un'altra volta la scena da B-movie. Effettivamente. Scusatemi tutti. Sophie? Dopo tutti i vostri sforzi, la missione non ha dato risultati. Mi spiace che abbiate dovuto faticare tanto a causa mia. È stata una delusione, sì. Ma dai, che stronzo. Non sono stati sforzi vani. Ha ragione. E poi sono sicura che prima o poi riuscirai a scoprire chi sei veramente. Giusto. Tuttavia, un'altra cosa l'ho capita. Quando quella voce mi ha definito inutile, ho provato tristezza. Ma poi quelle parole vi hanno fatto arrabbiare e allora mi sono sentita felice. Persino adesso mi sento ancora così, avverto una sorta di calore. Oh, Ryuji. Ho degli amici e so di non essere sola. Grazie, Joker. Grazie, Scalmona. Davvero, l'hai capito adesso? Voglio dire, quell'affare mi aveva proprio fatto incazzare, ecco tutto. Già, e io stavo solo cercando di dare corda a Skull, quindi ma cosa abbiamo qui? Due ladri fantasma terribilmente imbarazzati. Persino le loro maschere sono arrossite. No, è impossibile! Come fa la maschera a cambiare colore? Con la maschera nera di Mona non si vede molto bene. Ma non c'è niente da vedere! Percepisco un forte legame. Oh, che cosa abbiamo sbloccato? Aumenta i danni degli attacchi speciali. Porca troia. Beh, direi che è il caso di andare verso l'uscita. Mi preoccupa Zenkichi. Ah, scommetto che ora starà frignando come un bambino. Ok, gente, tutti all'uscita. Ah, già direttamente così, perfetto. Non devo neanche rifarmi tutto il percorso. Ed è mattina. Ah, cavoli, il letto mi chiama. Ehi, è già mattino. Ecco perché sono così distrutta. Beh, guardate un po', chi si rivede. Come ha fatto Zenkichi a uscire? Scusami, il fatto che siamo usciti tutti ha fatto uscire anche lui, mi sembra strano. Allora, com'è andata? Chi era il monarca? Era uno del posto? Avete scoperto qualcosa da Sumatis? Zenkichi, te lo diciamo più tardi, ma adesso devo dormire. Oh, sembrate aver faticato parecchio là dentro. Aspettate qui, trovo la strada sicura per raggiungere il camper. Buona fortuna.
Grazie, do un'occhiata e vi faccio sapere. Beh, a quest'ora in realtà tutti dovrebbero essere a posto, quindi... Ora che ci pensa, abbiamo viaggiato in nave, siamo stati in mare, abbiamo cucinato l'impossibile, ci siamo findati dritti in una prigione. Non c'è da stupirsi che sono stanco morto. Se non altro, la prima parte è stata molto divertente. E non solo, abbiamo fatto diverse scoperte in quella prigione. Però quella voce, secondo voi, chi era? So solo che quella era una stronza. Copiare la voce di Sofia e tutto il resto. Non credo che stesse copiando, credo che Sofì faccia parte di una IA molto più grande, ma non vorrei dirlo così con poca certezza. Oh, una chiamata a Zenkiji, Phoenix. Dimmi. Potete tornare al camper, non ho visto un solo abitante per strada. Non saprei dirvi se ci siete riusciti davvero, ma per adesso sembra tutto a posto. Perfetto, possiamo tornare. Grazie al cielo, andiamo. Siamo tornati al camper per goderci un meritato riposo. Così, direttamente sul cofano. Dormite come un sasso in coma. Cavoli, non c'era una sola cosa che avesse senso in quella prigione. A proposito, perché si è manifestato il desiderio all'interno di quella prigione? Perché, come abbiamo probabilmente detto, il monarca era di prova e quindi i desideri sono rimasti lì senza effettivamente un padrone, però c'era la guardia? Già, noi non abbiamo inviato nessuna lettera di sfida. È stata inviata in realtà. Sì, in un certo senso, sì. Stando a quelle registrazioni, il colpevole ha minacciato il direttore dicendogli che avrebbe ghermito il suo desiderio. E questo ha provocato lo stesso effetto in una lettera di sfida. Di una lettera. Ehi là, finalmente un po' di riposo? Come si comportano gli abitanti? Tutto bene, pare che siano tornati in sé ed è tornato anche il clima di spensieratezza tipico di questo posto. Però sembra anche che soffrono tutti di una certa forma di amnesia, non ricordano più quel che è successo negli ultimi mesi. Quindi, se qui non abbiamo trovato un monarca, pare che perché la gente del posto si comportava in quel modo nei confronti del laboratorio? Perché ci hanno attaccato? Potrebbe avere a che fare con gli esperimenti condotti nel laboratorio. D'altronde abbiamo trovato la nota scritta che diceva che anche togliendo i desideri, lasciavano il comando. Ah, già, a proposito del monarca, c'è un cadavere che corrisponde alla sua descrizione. L'ho trovato io stesso alla base della scogliera, vicino al laboratorio. Che cosa ho detto io? Suicidio! Rispondeva al nome di Shu Zubukata, un pezzo grosso della ricerca sulle AI, direttore del laboratorio. Ovviamente verrà fatta un'autopsia, ma stando a quel che mi avete detto, probabilmente salterà fuori che si è trattato di suicidio. Eccolo qua. Non può essere. Un'altra vita distrutta dalla mente criminale che ha architettato tutto questo. Farsi un bel tuffo nel vuoto per non diventare una cavia. Per me ha perfettamente senso. Non era morto da poco, ma aveva ancora addosso gli effetti, diversi effetti personali. Mi assicurerò che non vengano rimossi quando il coroner... Coso? Nonnetto, questa roba è pesante. Mi sembra piuttosto tranquillo a riguardo. Oh, buona osservazione. Beh, sai, dopo tutto è il mio lavoro. Ogni modo, tra le sue cose ho trovato la chiave della struttura di ricerca. Ora possiamo entrare. Ma sicuro che ora si possa fare? Sei stato tu a dirci che le prove ottenute illegalmente sono inutili in tribunale? Non più. Ora che è stato trovato un cadavere, quella struttura sarà posta sotto indagine. Si può entrare e non c'è nessun problema. Il fatto è che probabilmente non è rimasto nulla lì dentro. E perché? La gente di qui diceva di aver visto diversi camion fare avanti e indietro dal laboratorio qualche tempo fa. E probabilmente che il posto sia stato completamente ripulito. Dobbiamo comunque dare un'occhiata. C'è sempre la possibilità che sia rimasto qualcosa. Sì, facciamo il culo a questo genio criminale. Che cosa hai scoperto tu e Zenkichi in realtà? Piuttosto tranquillo, Chissà quando è stato. Che tutto è diventato la prassi? Ehi, avete trovato qualcosa? Niente, e intendo dire niente di niente. È come se questo posto non avesse mai avuto a che fare con le prigioni. Ho trovato soltanto rapporti molto generici. Forse siamo arrivati troppo tardi. Eh beh sì, direi di sì. So che è un po' tardi per chiederlo, ma non si dovrebbe evitare di inquinare la scena del crimine? Ma noi ci siamo resi conto che era la scena del crimine solo dopo aver dato un'occhiata in giro. Farò finta di non aver sentito.
Ah, ho trovato il tesoro. C'era una chiavetta USB nell'ufficio del direttore. Deus ex machina al solito. La solita prova. Hanno ripulito tutto. Una chiavetta è rimasta. E vai Futaba, grande, incredibile. Come si fa a dimenticare una cosa del genere? Già, quella è una delle prime cose di cui si dovrebbe sbarazzare. Potrebbe essere la prova più importante di tutte. Era nascosta nel cassetto della scrivania del direttore. Sei davvero riuscito a trovare il tesoro del mondo reale? Ben fatto. Già, anche se a dire il vero è stata Sofia ad avere un'idea di guardare lì. Ho cercato in rete i 10 posti più utilizzati da chi vuole nascondere qualcosa nel posto di lavoro. Hai fiuto? Ehi Morgana. Ehi Morgana, Sofia ti ha battuto. Non è una gara. Beh, vediamo che cosa hai trovato. Porno. Ci sei Sakura? Merda. Solo un secondo. È protetta da una password, ma niente che possa fermare la formidabile Oracle. Ecco fatto. Sarebbe una specie di lista. Pare che questo dispositivo non contenga altro che un elenco di nomi di persone. È l'elenco di persone che lavorano qui. No, questi nomi sono persone di un certo rilievo e influenza nel mondo dell'industria. Persone ricche e famose, finanziatori. Mi sembra di aver già sentito questi nomi nell'ultimo periodo. Vediamo, Yoshikawa, qualche settimana fa ha confessato di aver manomesso dei documenti importanti. Ora che ci penso, questo è il consigliere del Sapporo Central, che il mese scorso ha confessato di aver corrotto delle persone. Aspetta, sta parlando della persona che ha subito un risveglio del cuore per mano di Mari-san. Allora questa lista è... una pista che ci porta al mandante. Esatto, l'elenco delle persone a cui questo burattinaio voleva provocare un risveglio del cuore. Ma perché tutte queste persone importanti? Cosa cerca di ottenere esattamente? Questo è ancora un mistero. Credo che ci servirà questa chiavetta USB. Come intendi usarla? Voglio fare delle mie ricerche su tutta questa marmaglia, partendo dal fondo fino al vertice della piramide. Allora chiunque possa trarre il maggior vantaggio da questi risvegli del cuore potrebbe essere il colpevole. Esatto, ci vorrà un po' di tempo, ma vi prometto che farò tutto il possibile per arrivare in fondo alla questione. Ci fa piacere sentirti promettere queste cose, però ogni tanto dovresti anche tornare a casa da cane. Volevo... A ogni modo, finora ci hai fornito un aiuto molto prezioso. Già, ci siamo imbucati a casa sua e hai evitato che finissimo in un'imboscata. Ottimo lavoro, Zenkichi. Sembra che si stia ambientando. Che ne dici? Ti senti un ladro fantasma ora? Perché volete che passi da agente della pubblica sicurezza ricercato in fuga? A ogni modo, ora torno al quartier generale. Voi che fate? Non c'è molto che possiamo fare fino a quando il nostro Zenkichi non avrà scoperto l'identità di questa mente criminale. Che ne dite? Torniamo a Kyoto con lui per adesso. Dobbiamo proprio. L'altra volta quella nave mi ha messo lo stomaco sotto sopra. Allora perché non sbarchiamo a Kyushu? Il viaggio in nave non sarà molto lungo. Potremmo perlustrare l'area in cerca di prigioni. Ottima idea. Assolutamente sì, e potremmo anche completare il tour delle isole. Destinazione Kyushu allora, eh? Ok. Continuerò a cercare i responsabili di tutti questi casi. Vi farò sapere non appena avrò scoperto qualcosa. Grazie. Ho consultato l'orario dei traghetti. Possiamo partire immediatamente se ci affrettiamo. Ok, gambe in spalla. Prendiamo la nostra roba e andiamo al porto. E allora, direzione Kyushu. E così dobbiamo dire addio a questo splendido posto. Sicuro di non aver qualcos'altro da fare. Una volta salpata la nave non si torna più indietro. Assicurati di aver fatto tutto. Appena sei pronto portiamo il camper al porto. Fammi indovinare, richiesta. Lo sapevo. Scusa se ti tiro in ballo l'argomento proprio in questo quando stiamo per andare. C'è qualcosa che vorrei chiederti prima di partire. Hai un po' di tempo per parlare? Fammi sapere per favore. Lo sapevo. Grande Yusuke.